Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video con i nuovi capelli! Finalmente ho cambiato colore, non sapete da quanto tempo volevo fare questo colore qui. Quando sono andata a farmelo fare gli ho detto voglio questo, gli ho fatto vedere le foto e via. Quindi perché sto registrando questo video? Innanzitutto per presentarvi la nuova Gloria con questi capelli color cinnamon. Non so ancora come definirli perché cambiano in base alla luce, sono pazzeschi. Infatti se si guardano al buio hanno un colore diverso, un po' più scuro, un po' più castano, più spento ma sempre bello caldo, mentre alla luce del sole, come potete vedere, sono belli belli chiari e mi piacciono tantissimo, non vedevo l'ora di fare questo colore. Erano anni che volevo questo colore e finalmente mi sono decisa a farlo. E infatti ho deciso di registrare questo video proprio per parlarvi dei capelli, per dirvi perché ho cambiato colore, per dirvi cosa ho fatto, dove sono andata e tutto quanto. Quindi iniziamo subitissimo. Diciamo che ho cambiato colore perché avevo, come sapete, il viola scaricato, il lilla più che lavanda, ecco, scaricato con la ricrescita che ogni volta, neanche dopo una settimana, iniziava a vedersi questa ricrescita nera e mi faceva veramente schifo. Che non è nera perché la mia ricrescita è un castano chiarissimo, un biondo scuro cenere, ecco, l'hanno definito così i miei parrucchieri. Non mi piaceva perché con questo stacco del biondo sembravano anche più scuri e ogni volta fare la decolorazione per me era veramente frustrante perché soffrivo tantissimo. L'ho provata a fare con la decolorazione in pasta, che è quella apposta da usare per la cute, ho provato a farmela fare con determinati prodotti che non andassero a bruciare sulla testa. Però ogni volta il capello si sfibrava, si asciugava, si disidratava. Io ho un capello molto grosso che assorbe tantissimo e con gli anni, facendo la decolorazione, si sono rovinati e questo si vedeva. Adesso lasciate stare la piega perché da questo lato sembra essere rimasta carina, oramai sono 2 giorni che ho questo colore e 2 giorni fa ho fatto il colore piega, quindi non li lavo da 2 giorni perché appunto li ho fatti dal parrucchiere, ancora sono perfetti. A parte questa parte qui che non è molto carina perché col letto ho preso delle pieghe strane, quindi ve la nasconderò, farò tipo hey ciao. E quindi niente, ho deciso di fare questo colore perché ho detto basta, voglio cambiare, voglio far riposare il capello, voglio far riposare la cute, soprattutto perché era piena di croste, ogni volta che facevo la decolorazione mi riempivo di crosticine. Perdonatemi il raspino alla gola ma sono veramente raffreddata e sono mancata anche per questo motivo, perché stavo male. Poi c'è stata la settimana del mio compleanno, ho ricevuto un sacco di bei regali che neanche mi aspettavo e non volevo regali. E tutti mi hanno fatto un regalo, persino mia madre, che io non voglio mai niente da nessuno, cioè, perché alla fine basta che si stia insieme, il giorno del mio compleanno per me è bellissimo così, però mi hanno fatto tutti un pensiero e ci sono rimasta benissimo perché non me l'aspettavo e poi ve le farò vedere se vi interessa, anzi fatemi sapere se vi può interessare un video a riguardo, perché so che questi video dei compleanni, dei regali di compleanni non sono visti molto bene, forse perché sembra quasi che la gente se la meni facendo vedere oh, ho ricevuto questo, ho ricevuto quello, però a me piace guardare questi video, quindi se anche a voi fa piacere ditemelo così vi registro il video e vi faccio vedere i bellissimi regali che mi hanno fatto. E quindi ritornando ai capelli, stavo soffrendo molto con la decolorazione, intanto pasta Freya come nulla fosse, e ho deciso di cambiare. Quando avevo 18-19 anni avevo fatto un castano ramato che mi piaceva tantissimo, mi illuminava un sacco il viso. Ho sempre pensato che questi colori su di me stessero bene, l'ho sempre pensato io. Adesso ho avuto la conferma da tutti voi e da tutti coloro che mi dicevano no, secondo me questo colore non ti sta bene, dopo che mi hanno visto si sono ricreduti, perché giustamente vedendo le foto, vedendomi dal vivo dicevano no Gloria, hai una luce pazzesca e grazie a questi capelli ti fanno una luce bellissima, anche perché il colore della mia pelle è molto molto chiaro, anche perché adesso ho preso un po' di abbronzatura, un bel po', perché dal fondotinta 01 di NYX che utilizzavo sto utilizzando la 5-6 di tonalità, quindi capite che per me questa è abbronzatura, cioè questa ragazzi è abbronzatura, io sono veramente bianca e lo sapete più di me perché vedete anche i tutorial e le colorazioni di fondotinta che utilizzo. Mi piaceva un sacco con il colore lilla, ma questo colore è il mio, non ce l'ho, mi piace tantissimo. Vedremo quanto mi durerà, partono le scommesse tra i commenti, iniziate con le scommesse, quanto terrà Gloria questo colore. Sì, è abbastanza importante da tenere perché anche questo scarica, soprattutto avendo un fondo biondo, cioè di base avendo un biondo, quindi secco, disidratato, non pigmentato perché la base che avevo sotto non era assolutamente pigmentata, andava fatta una pigmentazione del capello, che è questa che ho fatto io. Quindi mi hanno prima pigmentato il capello con un colore arancio, che si vedeva nelle Instagram stories, ma non ho salvato niente, brutta, cattiva, a me ve lo potevo far vedere. E poi dopo me li hanno sciacquati e hanno applicato la tinta. Il colore della tinta non la so, questo perché sono andata da un parrucchiere, il parrucchiere in questione è la Compagnia della Bellezza qui a Vallarate, dove abito io.
sono stati molto molto gentili, molto bravi. Il Marelli Loft si chiama, è spettacolare il posto, infatti lì sto andando a fare anche la luce pulsata, ma ve ne parlerò in un altro video se vi può interessare, in questa zona viso, e causa ormoni dovuti all'ovaio policistico, perché appunto mi ha portato un sacco di problemi la pillola che non avevo, ossia acne, peluria che non avevo, tutte queste cose qui, quindi ho deciso di fare anche la luce pulsata e sto facendo questo trattamento da loro. Ero già lì, mi sono detta quasi quasi mi faccio fare i capelli da loro perché mi sembrano molto validi, e infatti così è stato, mi hanno trattata benissimo, sono stata lì neanche tanto perché solitamente quando vai dal parrucchiere che devi fare questi cambi di colore assurdi, radicali, ti guarda tipo ok, sarei qui tutto il pomeriggio, invece sono andata dalle 10, sono uscita tipo alle 2, no, all'una e mezza, quindi neanche tanto. Il mio terrore era quello di non venire subito di questo colore, avendo sotto il biondo e avevo paura che scaricasse o che non prendeva. Per fortuna io ho un capello, come vi dicevo, molto che mangia molto bene qualsiasi cosa li metti sopra, cioè anche gli impacchi di olio di cocco che faccio, cioè se li mangiano proprio i capelli. E dopodiché questa tinta, purtroppo non so il colore della tinta, una ragazza ha detto forse un 7 qualcosa, comunque si avvicina sia a quella scala di colori lì. Settimana prossima devo andare a riprendere il colore perché mi ha detto che i primi lavaggi che farò scaricherà molto, quindi è molto probabile che tornerà sotto sulle punte il biondo. Spero vivamente di no, però per le prime volte sarà da fare questa cosa proprio per mantenere il colore, per ravvivarlo. Dopodiché il colore quando prende, prende, cioè nel senso mi lavo i capelli e rimangono così. E poi dovrò fare una volta al mese o quando comunque ne ho voglia, non ho intenzione di andare una volta al mese perché non sono mai andata una volta al mese dal parrucchiere. Andavo ogni 2 mesi o comunque mia mamma o la mia amica Antonella mi faceva la ricrescita anche dopo 2 mesi. Poi andrà fatto solo questa parte qua della ricrescita, quindi sarà molto, molto tranquilla come cosa, non vincola come una decolorazione. Spero con la mia ricrescita naturale che non si veda troppo lo stacco di capelli. Come sapete, quando si fanno delle tinte un po' più scure il capello si stressa di meno perché si usano volumi più bassi di ossigeno, è trattato di meno, ci sono più pigmenti che cose comunque chimiche dentro, quindi si risanano già di suo. Mentre questo colore è un po' una via di mezzo che piace a me e che potrebbe andare bene anche per i miei capelli. Non li ho tagliati, in tantissimi mi avete chiesto se ho tagliato i capelli. No, non li ho tagliati assolutamente, anzi ho chiesto, cioè il primo parrucchiere che trovo che mi dice no, non tagliamoli, ho chiesto proprio alla ragazza, gli faccio ma dobbiamo tagliarli un po' perché magari le punte, sai, non li taglio da gennaio. No, io direi di no perché comunque lasciali crescere, adesso sono molto un po' così, nel senso che sono stressati. Tagliarli te li accorcerebbe troppo e comunque anche questa zona qua che si era rovinata con le decolorazioni, il dislivello c'è, anche se li scali è peggio, anzi si nota di più. Invece aspetta che questa zona cresca che poi vai a farle, va a fare le classiche spuntatine. Non vedo l'ora di fare un sacco di makeup tutorial, ogni volta che mi guardo allo specchio mi viene proprio voglia di truccarmi e questo non succedeva da parecchio tempo perché mi truccavo solo quando c'erano degli eventi o dovevo uscire per qualcosa di particolare, mentre questo colore mi sprona proprio a truccarmi ed è una cosa che sapete a me piace truccarmi, al di là delle cose che magari tante persone dicono ti trucchi perché non ti piaci o ti trucchi perché vuoi coprire quello che sei, in realtà no, io mi trucco perché a me piace il makeup, a me piace l'occhio truccato, la pelle truccata, il contouring, l'highlighting, il blush, il rossetto, io adoro il makeup, quindi questa cosa che tutti dicono avete scassato un cazzo, cioè proprio detta papale papale, a me piace truccarmi e questo colore mi sprona a truccarmi proprio perché voglio provare diversi colori su questo, con questo look. Fatemi sapere se vi piace, anche se so che molte di voi arriveranno da Instagram, diranno sì ti sta bene e vi ringrazio veramente di cuore. Per tutte coloro che diranno oddio viola stavi meglio o che ne so un altro colore, grazie lo stesso perché mi fanno comunque piacere questi commenti perché vuol dire che stavo bene anche con gli altri colori. Adesso inizierò a fare degli impacchi, inizierò a fare delle maschere perché li devo veramente trattare bene, mi metto d'impegno. Però fino adesso io non ho fatto niente, quindi se vedete i miei capelli bellissimi, così quello che mi da quello che mi dite, non faccio assolutamente niente, non ho mai fatto maschere, non ho mai comprato prodotti apposta perché anche se ce li ho non li uso perché sono molto pigra, quindi l'unica cosa che faccio è lavarli, metto i miei prodotti di Biolage, che utilizzo lo shampoo e il balsamo di Biolage e poi ogni tanto metto il Mula Care Lab, il Blue Huilberry 10. Ogni tanto faccio gli impacchi di olio di cocco, ma quando mi sveglio, quando ne ho voglia, per il resto non faccio assolutamente niente, quindi
devo iniziare, sì, lo so. Ho finito di parlare, adesso parto con gli altri video, vado a registrare altri video, quindi state pronti perché arriveranno altri video. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!